Villa Zerbi è uno dei più antichi edifici di Taurianova. È stata costruita nel 1786, in barocco siciliano, da un progetto riconducibile all'architetto monteleonese Filippo Frangipane. Il fronte del palazzo è caratterizzato da un raffinato portale in granito grigio, fiancheggiato da lesene e sormontato da una finestra evidenziata da un gioco di movenze di gusto tardo barocco. Le volute dei balconi in ferro battuto sono sorrette da mensole ornate da maschere in pietra. Preziosa testimonianza delle abilità artigiane di scalpellini e decoratori calabresi, impegnati nella rinascita dopo il terremoto del 1783. Nel 2002 è stata restaurata per volere di Natale Zerbi, in osservanza alla tutela del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e inserita tra le dimore storiche calabresi di particolare interesse storico-artistico. Al suo interno si possono osservare ancora ruderi della vecchia villa, come la gradinata interna che porta alla terrazza. Gran motivo di vanto per la villa è il suo giardino, realizzato in memoria di antiche residenze nobiliari calabresi, in base alle testimonianze scritte sui libri di viaggiatori dell'epoca. Mescolando il tutto però con una visione moderna e vivibile di giardino. Esso, partito da un semplice agrumeto, si presenta oggi come una vera e propria oasi naturale. Ha un misto di profumi, colori e aromi che si mescolano insieme per regalare a chi la vive una sensazione di aromaterapia. Come ama definirla Natale Zerbi. Possiamo trovare, oltre agli agrumeti, uliveti, querce, palme e anche diversi tipi di rosa e di erbe aromatiche.
Tra i diversi agrumeti, una pianta si distingue per la sua anzianità, poiché ha oltre 200 anni. In fondo al giardino si possono notare due sculture lignee modellate dalla natura. Componendo dei brevi percorsi tematici, si è voluto ottenere un concerto armonico di colori e fragranze, di immediata interpretazione emotiva, rivolto in particolare a chi ha amore per le piante e la natura. La chiesa di San Nicola fu costruita per volontà di Carmela Zerbi e ultimata nel 1862. Di proprietà della famiglia Zerbi, ha una facciata in stile neoclassico. Il portale, protetto da un cancelletto in ghisa in stile gotico, ed è l'unica chiesa di Taurianova ad avere una cupola. Al suo interno sono conservate tre statue, datate tutte metà Ottocento. San Nicola, San Luigi e la Madonna della Catena. Sono inoltre presenti stemmi della famiglia Zerbi e due lapidi in marmo sempre legate alla stessa famiglia.